Cari amici di Radio Maria, buona giornata a tutti. Sono le 9:03 minuti, giovedì 12 ottobre 2023. Pace e gioia a tutti voi, cari amici in ascolto, e che la luce della parola di Dio guidi i nostri passi nel corso di questa giornata sulla via della verità, del bene e sulla via della pace. Andiamo al nostro programma, la lettura cristiana della cronaca della storia. Cari amici, vorrei appunto dedicare il pensiero di oggi a un messaggio della Regina della Pace che ci aiuta a capire la realtà del tempo nel quale viviamo, e cioè quando la Madonna ci ha detto più volte Satana vuole l'odio, Satana vuole la guerra. Ricordate quante volte l'ha ripetuto anche durante gli anni del Covid, e poi anche detto Satana scardina i cuori con l'odio, cioè questo scardinare tipico dell'altro che entra nei cuori e poi distrugge tutto quello che c'è di buono, di bello, di santo. Noi ci rendiamo conto, cari amici, la Madonna vede i cuori di tutti gli uomini, vede tutti i nostri cuori e si rende conto della diffusione di questo veleno satanico che li inonda, li trasforma a sua immagine e somiglianza. E quindi noi ci rendiamo conto che sì, c'è la guerra, ma questa guerra è una manifestazione di una realtà spirituale, cioè del veleno dell'odio che si è impossessato dei cuori. E che quindi, se vogliamo evitare la guerra, se vogliamo evitare la distruzione delle nostre vite e il pianeta su quale viviamo, dobbiamo combattere questa radice della guerra. E sappiamo che l'odio lo possiamo combattere soltanto con l'amore di Dio, con la carità di Dio. E dobbiamo anche collocare teologicamente, cari amici, questa realtà nel mondo d'oggi, dove nonostante gli orrori dell'ultima guerra mondiale, nonostante tutte gli impegni presi dalla comunità internazionale dopo che si è scoperto quello che si è scoperto, specialmente con i lager, e quindi fino a che abissi di brutalità può arrivare l'essere umano. Ciò nonostante, noi abbiamo visto nel tempo che pian piano questi buoni propositi del dopoguerra si sono dissolti, sono ricominciati gli armamenti, sono incominciati, come dire, quelle ideologie dell'odio che si intrecciano e che si diffondono nel mondo, per cui adesso siamo di fronte a questa, possiamo dire, ordigno atomico spirituale formato da ciò che i cuori hanno accumulato di male, seminato a piene mani, che potrebbe esplodere e distruggere il mondo. Quindi questa è la cosa preoccupante. Cioè, le guerre non sono, come dire, incidenti di percorso, sono espressione di una perversione spirituale che ha un suo agente, un suo attore, un suo regista, che è il principe di questo mondo. Non dimentichiamo, cari amici, quello come è nato l'odio, come si è generato l'odio. E questo ce lo dice la Divina Rivelazione, e cioè è nato dalla superbia, dall'invidia. La superbia e l'invidia hanno generato l'odio genera la distruzione. L'angelo ribelle non ha tenuto fissi umilmente gli occhi in Dio, ma ha contrapposto se stesso a Dio, volendo diventare Dio al posto di Dio. E quello esattamente che ha fatto la nostra generazione, che ha fatto la modernità, possiamo dire, come ha detto la Madonna, non vuole Dio,
l'uomo moderno non vuole Dio e va verso la distruzione, va verso la perdizione. Bene, cari amici, questa seminagione dell'odio non è che Satana, come dire, si serve di noi per diffonderlo. Prima conquista i nostri cuori e poi attraverso i nostri cuori semina l'odio, lo diffonde e come un virus conquista i cuori, li scardina, se ne impossessa e ognuno di noi diventa una bomba distruttiva che il principe di questo mondo manovra secondo a suo piacimento. Cari amici, dobbiamo anche vedere come è venuta la generazione dell'odio nel mondo, quando appunto prima ancora di creare gli uomini Dio aveva creato gli angeli. Cioè è l'essere umano o l'essere la creatura, come si tratta dell'angelo, che è purissimo spirito, che si contrappone a Dio. Pur dipendendo da Dio, si contrappone a Dio, afferma se stesso al posto di Dio, si confronta con Dio, ha invidia di Dio, l'invidia genera l'odio e quindi la volontà di distruggere. Ovviamente la creatura potrà mai distruggere il creatore, però può, come dire, osteggiarlo, può odiarlo e difatti possiamo dire che la prima guerra è di carattere puramente spirituale, quella che in cielo è stata vinta dagli angeli umili e fedeli a Dio, per cui l'angelo ribelle con i suoi seguaci è stato, diciamo, rigettato sulla terra, ma portando con sé un terzo delle stelle del cielo, come ci dice l'Apocalisse. E quindi Satana qui sulla terra cerca di impossessarsi dei cuori umani con l'odio, con la superbia, con l'invidia, l'odio, la guerra, la distruzione. Questa è una concatenazione, diciamo così, che noi possiamo, forse l'abbiamo sperimentata anche dentro noi stessi. E comunque questa, cari amici, cioè dobbiamo chiederci perché la storia umana è una storia di guerre. È incominciata così la storia umana. Caino, per invidia, uccide Abele. È un tipos, cioè è veramente una, come dire, una qualcosa di universale che indica il cammino dell'uomo che ha chiuso il suo cuore a Dio, si lascia conquistare dalla superbia, dall'invidia e quindi dalla guerra, per cui la storia umana è una carneficina. È una carneficina, cari amici. Quindi questa è la realtà alla quale Dio ha cercato di porre, diciamo, con i suoi profeti, con i suoi testimoni, con i suoi santi, a porre una barriera, la barriera del non uccidere, la barriera del perdono, la barriera dell'amore. Ma cari amici, noi siamo arrivati a un punto in cui, come ci ha detto la Madonna in quel messaggio del 25 febbraio del 2022, quando c'è stata l'aggressione della Russia all'Ucraina, la Madonna ci ha detto pregate con me perché Satana non prevalga, cioè perché l'odio non prevalga. Se l'odio prevale, l'effetto è la distruzione delle nostre vite e del pianeta sul quale viviamo, cari amici. Ora, perché questa riflessione è necessaria? È necessaria, prima di tutto, per noi cristiani, che dobbiamo imparare a pensare secondo Dio e con i pensieri di Dio e con gli strumenti di Dio. Cioè, è necessaria perché diciamo, la radice, essendo la radice la superbia, l'invidia e l'odio, che prendono il possesso del cuore umano, è la serpe che punge e trafigge il cuore e iniette il suo veleno, noi dobbiamo essere consapevoli, prima di tutto, come bisogna vegliare su noi stessi.
perché quella lingua mi furcuta non colpisca anche il nostro cuore e non lo paralizzi. E noi lo vediamo come questo avviene. Lo vediamo aprendo gli occhi sulla società. Lo vediamo aprendo gli occhi sui gruppi che inneggiano la violenza, che giustificano la violenza, come se fosse, come dire, una cosa bella, una cosa buona. È tipico della perversione satanica questo. Allora, noi dobbiamo sapere che c'è questo pericolo per noi stessi, prima di tutto, per vegliare sul nostro cuore, per ricordarci, cari amici, quali sono gli atteggiamenti del seguace di Cristo, che sono quelli dell'umiltà, della sottomissione a Dio, del rispetto del prossimo, della compassione, del perdono, della mano tesa. Cioè far sì che sia l'amore di Dio che entra nel cuore e lo conquisti, elevandolo, purificandolo e santificandolo, in modo tale che il veleno del serpente non possa, come dire, inquinarci. E poi, cari amici, dobbiamo quindi vegliare prima di tutto e poi in noi stessi e nella vita di ogni giorno, quella del rapporto col prossimo, quella familiare, quella sociale, quella, diciamo, anche della comunicazione. E dobbiamo, cari amici, diffondere la carità che non è fare l'elemosina soltanto, la carità è l'amore di Dio che rispetta, che perdona, che prende per mano, che guarda gli altri come creature di Dio, che oppone al male il bene, alla superbia, all'umiltà e che oppone all'odio l'amore, alla violenza il perdono. Questa è la via che ci ha indicato la Madonna e che ci ha indicato il Vangelo, vincere il male col bene. D'altra parte questa è la via che ha seguito Cristo. Cioè, voi pensate, tutta la vita di Gesù è stata una persecuzione di gente che erano superbi, invidiosi, che lo odiavano, e questo odio l'ha portato alla morte, ma lui col suo amore ci ha redenti, cioè col suo amore ha sconfitto le potenze del male che vogliono sovvertire l'intera creazione, che vorrebbero distruggere anche Dio se potessero. Mi ricordo un messaggio della Madonna che ci ha detto che l'odio acceca, non vede più nulla e nessuno. Colpisce, distrugge, compie le cose più orribili. Ma in quel momento noi siamo immagine di Satana. Siamo dei demoni vivi. Ma la Madonna stessa ci ha detto: siate mia immagine, non immagine del maligno. Adesso, cari amici, vorrei fare dire un piccolo corollario. Ciò che io, da cristiano, ritengo intollerabile è l'odio verso gli ebrei. Ho sentito la testimonianza di Paolo Mieli l'altra sera, che appunto spiegava che è incredibile come, se si tratta di un ebreo, la violenza viene giustificata. Ora, cari amici, quello che io ho sempre detto, poi anche so che alcuni giornali mi hanno preso pure in giro per questo, ma io ripeto quello che è la mia condizione. Cioè, il popolo ebreo, il popolo che Dio ha scelto, il popolo che era schiavo in Egitto, come sempre Dio fa, sceglie proprio i più scartati del mondo, che ha scelto questo popolo perché da questo popolo ha scelto il Redentore. Quello che ha dato questo popolo all'umanità lo sappiamo, non solo tutta la storia della salvezza, la Bibbia, che è qualcosa di straordinario, i profeti, i santi dell'Antico Testamento,
Ma pensiamo a quello che ha donato al mondo il Verbo, la Vergine Maria, Vergine Maria, figlia di Davide. E quindi Cristo, figlio di Maria, diciamo nato a Betlemme, anche lui della stirpe di Davide, tutti gli apostoli, tutti ebrei, la prima chiesa di Gerusalemme era formata da tanti convertiti dall'ebraismo, cari amici, non c'è dubbio che questo popolo ha una storia particolare, però è una storia che San Paolo aveva detto molto bene quando ha detto che alla fine questa apparente abbandono del popolo ebraico, che solo in parte ha seguito l'opera della redenzione, troverà alla fine una riammissione, direi, nel grande fiume della redenzione, perché attraverso la loro accoglienza di Cristo che si compirà la fine dei tempi con la conversione di Israele. Quindi voglio dire che la grandezza spirituale di questo popolo, con le sue grandezze ma anche con le sue miserie, le sue anche loro, diciamo così, però insomma, se guardiamo, io non esito, se guardiamo la storia di questo popolo, a dire che è il popolo che più di tutti ha beneficato l'umanità. Basterebbe solo dire che ha dato la Bibbia al mondo, che ha amato Cristo al mondo, che ha amato Maria al mondo, ma pensiamo a tutto il resto, ad Abramo, Mosè, i profeti, eccetera, insomma. Allora, la grandezza di questo popolo è la rabbia di Satana, cioè questo popolo è odiato da Satana, più di qualsiasi altro popolo del mondo. E l'odio contro Israele è di pura marca satanica. Guardatevi bene dal far entrare qualche goccia di questo odio nel vostro cuore, perché vi ucciderà. D'altra parte è proprio un insegnamento della grande teologia spirituale, che dice che l'odio distrugge la carità e quindi la presenza di Dio nel cuore di una persona. Perciò esprimo anche a nome vostro tutto il nostro amore, tutta la nostra solidarietà al popolo di Israele, e nel medesimo tempo, cari amici, anche i figli di Abramo, che vengono non da Sara ma dall'altra, da Ismaele, diciamo, anche loro fanno parte della grande famiglia abramitica. Ma noi poi allarghiamo il cuore a tutti i popoli, perché i popoli fanno parte della grande famiglia di Dio, sono suoi. Però, se vogliamo dire, se ce n'è uno in particolare, chi è se non il popolo di Israele, al quale esprimo anche a nome vostro tutta la nostra gratitudine per quello che è andato al mondo. Detto questo, cari amici, adesso andiamo avanti nella nostra riflessione, e vorrei leggere un bel articolo di Avvenire di Giuseppe Anzani, che quando scrive i editoriali sono sempre molto belli, su questo eccidio di 40 bambini che sono stati trovati in un kibbutz lì vicino e che sono stati uccisi. Alcuni addirittura pare che abbiano mozzato la testa, quindi siamo arrivati in fondo all'abisso. Dispiace, mi dispiace anche perché poi si fa dormire un fascio, perché un conto sono le milizie di Hamas che hanno fatto questi eccidi e un conto sono gli abitanti di Gaza, che sono loro stessi in maggioranza vittime di Hamas. Quindi bisognerebbe fare giuste distinzioni. Allora vediamo questo articolo di Giuseppe Anzani, che vi leggo volentieri, pubblicato da Avvenire. Una voce si ode a Rama,
un lamento e un pianto amaro. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata per i suoi figli perché non sono più. Quale altro pensiero di pianto oggi ci assale, dopo migliaia di anni dal testo di Geremia? Oggi che la cronaca si affaccia sul kibbutz di Kfar Aza, divenuto mattatoio umano. Ora che i cronisti ci vanno consegnando le descrizioni a prova di orrore, immaginano c'è un residuo brivido che le impedisce, con le granate, le fiamme, le famiglie uccise nel letto, i corpi trafitti e sfigurati, e i bambini, i 40 bambini straziati, alcuni dei quali decapitati. Quando il dolore soverchia la stessa rivolta del cuore, la parola si fa muta, lo sguardo vorrebbe spegnersi. Così quei sacchi neri allineati senza fine nel cortile seppelliscono agli occhi un accaduto che l'istinto sente disumano. I bambini, che cosa c'entrano i bambini con le guerre? Le guerre sono cose da adulti impazziti, da adulti posseduti dal demone dell'odio, che li fa capaci di crudeltà, che chiamare bestiali fa torto alle fiere del bosco. I bambini sono il seme della vita, la rigenerazione del mondo, la nuova aurora che ripiana gli incubi notturni, le disfatte, le delusioni e le disperazioni della vita sciupata e proiettata verso l'imbuto della morte. I bambini soprattutto sono la nuova innocenza, germogliata sopra le sozzure incrostate dei padri e degli avi. Sono il miracolo che rifà il mondo pulito dalle colpe, dalle vergogne, dalle macerie. I bambini sono l'anima del mondo, anima mundi. Colpirli e distruggere quest'anima e perdere tutto. Conservo 3 foto di bambini fra le carte di scrivania, 3 foto che tutto il mondo conosce e ogni tanto le guardo. Una è quella del piccolo polacco che alza le mani davanti al soldato tedesco. L'altra è la bimba vietnamita che grida fuggendo nuda avvolto dal fuoco del napalm. La terza è il naufrago di 3 anni spinto dalla risacca sulla spiaggia di Bodrum. Del volto spiccato dei neonati di Kfar Aza, cioè il kibbutz, non c'è immagine e se ci fosse non la vorrei per gli occhi. Si è conficcata nel cervello da sé, come una spina rovente. E adesso che fare? Adesso si va designando l'assedio totale di Gaza. A Gaza ci sono i miliziani di Hamas, ma non solo loro, ci sono 2 milioni di palestinesi, famiglie, bambini, civili. L'assedio totale getta bombe e toglie tutto. Elettricità, acqua, cibo, medicine. Toglie a tutti, toglie i bambini, li mette sul nastro di uno stento crudele che può sfociare in agonia. Questi bambini sono innocenti del sangue versato dai terroristi di Hamas. Torturarne la vita è contro il diritto internazionale umanitario. Rileggo la 4ª Convenzione di Ginevra del 1949 per la quale chi si trova in balia di una delle parti in conflitto ha sempre il diritto al rispetto della vita sua e della sua incolumità fisica e psichica. Rileggo i protocolli aggiuntivi del 1977 e quello ultimo del 2005 e sembra di sognare che il mondo abbia promesso un avanzo di coscienza dentro il modo di fare la guerra senza crimini di guerra. Comunque anche possiamo anche i bambini non sono uccisi dai bombardamenti in Ucraina, ma anche il rapimento di decine e decine di migliaia di bambini da parte della Russia. Le disumane crudeltà accadute ci fanno sgomenti. Le reazioni progettate e iniziate non sono immuni dallo straziare vittime innocenti. I semi dell'odio si radicano per un futuro indefinito di lutti. Già si palese il rischio di precipitare in un conflitto
che farà più larga e cruenta la grande guerra, che ormai ci appare la situazione del mondo. Cioè il mondo è già in guerra. Ma se il mondo conserva una minima speranza di non fare delle promesse e dei suoi trattati uno strame di ipocrisia, o delle sue prassi un tradimento, impieghi le sue diplomazie e le sue istanze più autorevoli a disinnescare le ragioni dell'odio e a risolvere secondo giustizia gli incancreniti conflitti che fanno ostili i popoli fratelli, promuovendo nell'immediato la salvezza delle vittime innocenti, degli ostaggi, delle famiglie di Israele e di Gaza e dei loro bambini. Questo dunque è una riflessione cristiana che non possiamo non condividere, cari amici. Volevo dirvi però che in tutte le cose ci vuole anche lo sguardo, come dire, della concretezza. Allora, leggendo un articolo di Lorenzo Cremonesi sul Corriere, ho capito che possiamo dare uno sguardo di concretezza sulla situazione di Gaza, ritornando ai primi anni in cui si è formata Gaza, che era formata da gente normale, dei palestinesi, che vivevano tranquillamente, si potrebbe dire perfino fraternamente, con gli israeliani dei kibbutz. Cioè si scambiavano merci, gli israeliani andavano al bar di Gaza, della striscia, tranquillamente. Le due popolazioni vivono assolutamente in una tranquilla convivenza. Questo per dire che non è che sia impossibile la convivenza dei popoli. Ciò che la rende impossibile sono i gruppi estremisti che seminano odio. E questo è avvenuto appunto con la conquista di Gaza da parte di Hamas. È un articolo che va letto perché ci aiuta anche a non far di ogni erba un fascio e quindi anche a guardare le cose con la capacità di discernimento. Dunque, così Gaza, scrive Lorenzo Cremonesi sul Corriere di oggi, è caduta in mano agli estremisti dalla convivenza tra i palestinesi e israeliani al regime di Hamas. Quindi c'è stato un tempo di convivenza pacifica fra palestinesi e israeliani prima che arrivasse Hamas. Per 15 anni, dal 1967, quindi per 15 anni, non per 15 giorni, gli israeliani hanno frequentato negozi e ristoranti a Gaza, ma il disastro covava sotto la traccia, cioè i terroristi di Hamas. Ora Gaza è una prigione a cielo aperto, lungo 48 chilometri e larga 9. Ma non è sempre stato così. Una volta, circa 4 decadi fa, cioè 40 anni fa, gli israeliani residenti nei kibbutz e paesini oggi devastati dai pogrom assassini dei fanatici di Hamas si recavano sul lungomare di Gaza a comprare il pesce, pranzavano nei ristoranti del porto, acquistavano per pochi shekel i pomodori e la frutta sui mercati locali. Capitava di trovare mamme israeliane con i bambini nei vicoletti dei campi profughi per visitare la famiglia della babysitter palestinese, mentre il marito si recava dall'imam della moschea vicina per reclutare operai per la sua industria di Tel Aviv. Gli abitanti della quindicina di colonie ebraiche costruite sulla striscia di Gaza dopo la sua occupazione nel 1967 si mischiavano senza problemi con i locali. Non c'erano muri o barriere elettroniche sul perimetro della striscia, se non qualche filo spinato arrugginito messo dagli egiziani israeliani nel 1948. Ai posti di blocco i soldati controllavano gli strati, le carte d'identità del circa mezzo milione di pendolari che si recavano nei cantieri e sulle spiagge e nelle piantagioni israeliane. Anzi, molti di loro non tornavano a casa, dormivano sui posti di lavoro. Raccontato oggi, sembra di parlare di un pianeta assolutamente altro
E infatti lo è. Per ben oltre un quindicennio dopo la guerra del 1967, la popolazione israeliana e i palestinesi abitanti nella striscia, per la stragrande maggioranza profughi dalle località del sud, delle regioni abbandonate al tempo del conflitto che aveva portato alla nascita di Israele 20 anni prima, beneficiarono di quella che era definita la politica dei ponti aperti voluta dall'allora ministro della difesa Moshe Dayan. Ufficialmente Gaza e Cisgiordania erano territori occupati, non però Gerusalemme Est, che sarebbe stata annessa quasi subito, e quindi da rendere in cambio della pace con gli arabi. Di fatto iniziò però presto una forma di annessione strisciante, fondata sull'impiego della manodopera araba nel sistema economico israeliano. E in quei primi anni quasi non ci fu resistenza da parte araba. La gente era come annichilita dalla soverchiante potenza dello Stato ebraico. E infatti la battaglia contro Israele fu per lungo tempo condotta dall'OLP di Yasser Arafat, che operava dall'estero e si richiamava ai movimenti socialisti della decolonizzazione legati all'Unione Sovietica. Fu allora che Israele, in chiave anti-OLP, cioè il gruppo politico di Arafat, politico-militare, scelse di lasciare crescere le organizzazioni caritative e di mutuo soccorso ispirate ai fratelli musulmani, e in particolare a Gaza guardarono all'Egitto. L'OLP sembrava relegato alla diaspora. Israele traeva profitto dallo status quo. Ma nel dicembre del 1987 fu lo scoppio dell'intifada. La rivolta popolare dei palestinesi nei territori occupati a demolire l'illusione israeliana dei ponti aperti a costo zero. Pochi mesi prima, David Grossman, nel suo vento giallo, aveva già messo in guardia, cioè l'occupazione corrompe i palestinesi e corrompe noi israeliani. Non può durare. Il malcontento arabo sta per esplodere, avvertiva lo scrittore. I palestinesi per la prima volta prendevano in mano il loro destino con un movimento di protesta autoctono che non dipendeva dall'OLP di Arafat. L'anno dopo lo sceicco tetraplegico Ahmed Yassin, dalla sua casa nel cuore di Gaza, annunciava la nascita di Hamas, che negava qualsiasi possibilità di compromesso con gli ebrei, rifiutava l'approccio nazionalista laico dell'OLP e in nome di Allah invocava il sacro diritto del suo popolo al controllo di tutta la Palestina, cioè praticamente all'annientamento dello Stato di Israele. Da allora lo scontro aperto fra Hamas, radicata più a Gaza, e l'OLP, sempre meno forte in Cisgiordania, corre parallelo a quello di Israele. L'intifada bloccò la coesistenza fra le due popolazioni. Pochi anni fa, il proprietario di un noto ristorante di Gaza guardava con nostalgia alle foto della sua sala affollata da clienti di Ashkelon, cioè ebrei, e sospirava raccontando della sua amante ebrea Tel Aviv che non può più incontrare. Beh, lasciamo perdere così particolari. Gli anni 90 conducono direttamente alla situazione di oggi. Si inaugura la stagione del terrorismo kamikaze islamico. Gli attentatori si fanno esplodere fra la gente nei ristoranti, bus e discoteche nel cuore di Israele. Ogni palestinese è un sospetto. Gaza diventa una prigione a cielo aperto, lungo 48 km e larga mediamente 9, abitata da poco meno di 2 milioni di abitanti, di 2 milioni e mezzo di abitanti, e circa il 40% a meno di 14 anni e il 22% fra i 15 e i 24 anni. Le cose peggiorano dopo che un estremista ebreo assassina il premier Isaac Rabin, imputato di tradire Israele, stringendo la mano ad Arafat. Nel 2005 Israele evacua circa 15.000 colonne ebrei da Gaza, ne approfittano gli islamici che accusano l'OLP di corruzione e collusione con il nemico. Così, nel 2006, Hamas vince le prime elezioni democratiche della storia palestinese. L'anno dopo, i militanti armati islamici scacciano e uccidono gli attivisti dell'OLP,
seguono dei vampati di violenza degli ultimi anni, ogni volta più gravi e sanguinosi di quelle precedenti. Nel 1987 i palestinesi tiravano pietre e parlavano ebraico, mentre gli israeliani cercavano di usare lacrimogeni e proiettili di gomma. Oggi gli islamici ricorrono alle modalità del califfato e i razzi israeliani devastano interi quartieri. Ci c'è da dire comunque che da Hamas sono partiti in una serata soltanto, non so se 4.000 o 5.000 razzi. Comunque questa è una storia, un racconto molto interessante, perché alla fin fine ci fa capire che se la gente fosse lasciata, diciamo così, a quelli che sono i suoi sentimenti normali, non ha problemi a convivere. Invece i problemi nascono quando ci sono ideologie di carattere politico e comunque che incitano all'odio e quindi alla vendetta e quindi alla violenza, e perciò a questo punto, cioè dopo questi fatti di questi giorni, cioè sono una gravità inaudita. Adesso si teme per quello che potrà succedere, cioè non si sa cosa accadrà, ma c'è la diplomazia che sta lavorando, si cerca di far uscire i civili da Gaza, ma l'Egitto non è propenso a lasciare che, uscendo dal valico ai confini con l'Egitto, poi si formi nel Sinai un nuovo diciamo agglomerato, magari centinaia di migliaia di persone, che poi l'Egitto non riesce a gestire, per cui non sappiamo cosa accadrà in questi giorni. Potrebbe accadere di tutto, non ci resta che pregare, cari amici. E in ogni caso vedremo. Noi sappiamo quello che ci ha detto la Madonna, che con la preghiera si possono fermare le guerre, per quante violente esse siano, perché attraverso la preghiera Dio può toccare i cuori delle persone, toccare i cuori dei responsabili, e perciò questa è l'arma che la Madonna ci ha dato. Sappiamo che quest'arma ha fatto miracoli da quando la Madonna è qui sulla terra, che ci invita alla preghiera e digiuno. Anche i patriarchi di Gerusalemme, Monsignor Pizzaballa, ha invitato una giornata di preghiera e digiuno per la pace. E quindi, cari amici, questa è la nostra responsabilità. Noi pregheremo tutti i mesi di ottobre i due rosari della sera, quello delle 8:30, quello delle 23:40, per questo precisa intenzione della pace, facendo una riflessione, diciamo, un po' più ampia, ci rendiamo conto che, come dire, questi eventi così gravi, come prima di tutto la guerra in Ucraina, che è un segnale molto più pericoloso, in quanto è segno visibile della volontà della Russia di ristabilire il suo impero che aveva ai tempi dell'Unione Sovietica, e quindi praticamente c'è l'Ucraina prima di tutto nel mirino, ma se dovesse vincere questa guerra poi dilaga in Europa. Questo sarebbe da stolti non pensarlo, in quanto loro stessi lo dicono, lo scrivono. Si tratterebbe quindi, secondo loro, di salvare le anime dell'Occidente, che sono in preda del paganesimo, e salvare anche la Chiesa Cattolica, che secondo loro è la prostituta dell'Apocalisse. Quando circolano queste ideologie, ditemi voi quali saranno i frutti, però queste sono quelle che circolano, sono quelle che pensano,
su quelli che dicono, e quindi vorrei dire stretti da due parti. Da una parte, diciamo, dall'imperialismo messianico di Mosca, dall'acra, diciamo, possiamo ben dire, rigurgiti di violenza in Terra Santa. E anche il futuro d'Europa si prospetta molto difficile. E forse speriamo che sia un'occasione per ripensare anche il ruolo dell'Europa come continente di pace, continente che si ispira ai valori cristiani, ma di questo per il momento non ci sono molte tracce rispetto a quello che l'Europa è stata in questi anni. Cioè, praticamente uno degli artefici più attivi della sostituzione del cristianesimo con un nuovo paganesimo. Cosa succederà, cari amici? Non lo sappiamo. Sappiamo però che la Madonna è presente, sappiamo che la Madonna illumina, e la Madonna protegge, la Madonna guida, però la Madonna ha detto che senza di noi non può fare nulla. E la Madonna anche ha detto che lei ripone in noi la nostra speranza. Quindi lo sguardo sul futuro è, diciamo, riposto su tutte quelle persone che rivolgono il cuore all'amore di Dio, che vivono questo amore, che lo diffondono, che lo testimoniano. E attraverso queste persone che la Madonna porterà alla fine di questa tragedia nella quale siamo entrati, e ormai è come quando una macchina va veloce, anche se frena, le ruote vanno lo stesso avanti, e così è adesso il mondo, purtroppo. E cioè è una velocità che accresce di giorno in giorno. E però noi dobbiamo essere quelli che frenano, quelli che impediscono, come ha detto la Madonna, a Satana di prevalere. Quindi questa è, diciamo, la nostra responsabilità di questi giorni. Poi ovviamente anche la diplomazia sta facendo i suoi passi. La prima cosa da fare, Luca Mediro, però insomma è buon senso quello che dice, è quello di limitare al massimo, cioè, il teatro della violenza, insomma, e limitarlo e poi abbassarlo e poi trovare le soluzioni. Certo che dopo quello che Hamas ha fatto, non sapevo perché l'ha fatto, cioè cosa voleva fare, perché ha fatto questo, cioè mi chiedo perché ha fatto questo. Probabilmente perché praticano la politica del tanto peggio, tanto meglio. Forse vogliono una guerra fra Israele e Iran, non lo so cosa vogliono fare. Però è chiaro che Israele non potrà accettare che questa organizzazione terroristica sia ancora sul suolo della Palestina. E questo, cari amici, sarà il tema dei prossimi giorni, delle prossime settimane. Cioè Israele non tollererà più che Hamas sia sul territorio della Palestina, quindi. Però intanto in mezzo ai palestini, intanto in mezzo a Gaza, in mezzo alla popolazione, quindi non so cosa succederà. Per noi, cari amici, la domanda è un'altra, cioè se noi preghiamo Dio può fare. Sì, se noi preghiamo Dio può fare quello che noi non possiamo fare. Quindi questa è la strada che dobbiamo seguire. Bene, carissimi, questo dunque è il punto della situazione. Vi ho pubblicato alcuni articoli molto significativi sul nostro sito internet, il sito andomaria.it. Adesso andiamo al blog.
ieri, di cui ieri non ho parlato perché eravamo occupati in altre cose. Dunque, cari amici, volevo appunto spendere due parole sulla giornata di ieri. Molti di voi sicuramente hanno seguito, insomma. Cioè, noi facciamo qui a Radio Maria un paio di volte all'anno degli incontri di formazione dei nuovi direttori e i nuovi assistenti editoriali, cioè il braccio destro del direttore sarebbero. E, cioè, si tratta dei nuovi, quindi, e ce n'è comunque una quindicina, sono tanti per essere nuovi, di presenza. Poi ce n'erano due in collegamento e sono qui per tre giorni per una formazione sul modo di condurre Radio Maria. Io ieri ho approfittato anche dell'occasione, diciamo che abbiamo pensato anche di fare una diretta per raccontarvi la storia di Radio Maria, perché adesso, cari amici, a Radio Maria siamo solo due persone che sono qui dall'inizio. Ancora prima, quando c'era la radio parrocchiale, ci siamo io e Roberta, insomma, quindi tutti gli altri non ci sono più. E quindi siamo alla memoria della radio. Adesso tanti di nuovi sono venuti molto dopo, non si ricorda neanche la storia della radio, non si ricordano le origini, specialmente poi quelli che sono all'estero ancora di meno. Allora ho approfittato ieri di fare proprio raccontare la storia di Radio Maria così come io l'ho vissuta, come l'ho vissuta insieme a Roberto, perché poi dalla vecchia radio siamo noi due che siamo nel 1987, io ero già avuto nel 1986, quindi Roberta anche nel 1986, siamo rimasti noi due, quindi possiamo raccontare la storia della Radio Maria. E ovviamente per molti è stata una scoperta, mi sono arrivati tantissimi email, perché effettivamente sono cose da ricordare, del prima della memoria. E, anche perché i libri che ci sono due libri sulla storia di Radio Maria, uno è il primo, Fra cielo e terra, che però è un libro che è stato scritto, diciamo, un po' addomesticato, cioè poche parole, con la impossibilità di dire le cose come veramente stavano, però insomma qualcosa racconta. Poi c'è stato un mio libro, Perché sono cristiano, un'intervista con Saverio Gaeta, dove ho raccontato prima di tutto la mia vicenda con Medjugorje e poi con Radio Maria. Però c'erano alcuni punti chiave che andavano ancora chiariti a fondo e che ho chiarito proprio nel racconto che ho fatto ieri, e anche nelle domande che mi hanno fatto i direttori presenti, al quale ho risposto, perché io sono stato zitto per 30 anni, sono stato zitto per 35 anni, mentre gli altri parlavano e dicevano quello che volevano. Poi adesso ho pensato che era il momento di dire le cose come stanno, soprattutto in parole povere, perché alla fine, questa radio, che sembrava una derelitta, cacciata via anche da dove era, rifugiandosi in un appartamento, è il più grande network cattolico del mondo. Quindi, diciamo così, i fatti parlano da soli. Cioè c'è una benedizione particolare della Madonna, che quindi ringraziamola perché ci ha protetto, ci ha guidato, ci ha illuminato, ha fatto miracoli. Abbiamo una grande responsabilità, cari amici, perché la Madonna si servirà di questa radio, è uno degli strumenti dei quali la Madonna si servirà per la sua grande battaglia nel tempo dei segreti.
Questo l'ho detto chiaramente Visca in quell'intervista che avevo già raccontato, avete già sentito, cioè che la Madonna ci è molto grata perché, dico molto grata, parlo anche di noi italiani, perché gli abbiamo dato una radio e perché questa radio è al suo servizio. È al suo servizio e noi, come ho detto ieri nella risposta alle domande di alcuni sacerdoti che ci hanno rivolto delle domande, perché i sacerdoti sono preparati, sanno come vanno le cose, e io ho spiegato che noi certo abbiamo avuto molte tribolazioni, ma mai da parte della Chiesa. Noi non abbiamo avuto tribolazioni da parte della Chiesa, le abbiamo avute da nemici interni che poi alla fine hanno perso la battaglia, grazie a Dio, ma della Chiesa mai. Cioè, a parte il fatto che noi fin dall'inizio, da quando la Radio Maria si è costituita come associazione, diciamo, indipendente dalla parrocchia dove si trovava, e quindi ha assunto le sue responsabilità, noi fin dall'inizio, poi di fatto, per motivi vari, siamo sempre stati in rapporto con la Santa Sede, quindi questo rapporto è proseguito e prosegue tuttora, perché comunque che poi si è concretizzato anche in collaborazioni importantissime con Radio Vaticana, che riguardano soltanto noi, ma anche tutte le Radio Marie del mondo trasmettono notiziari di Radio Vaticana, quindi c'è sempre stata una grande collaborazione con la Santa Sede e con la Radio Vaticana. Per cui noi con la Chiesa non abbiamo avuto mai nessun problema. Io, Cosimo Ferrario, presidente, e io siamo stati ricevuti in udienza particolare da Giovanni Paolo II, tre volte ricevuti da Papa Benedetto, e una volta, possiamo dire trionfalmente, tutte le Radio del mondo, con sottoscritto che le ha presentate a Papa Francesco, e ha fatto un bellissimo discorso nella Sala Clementina in Vaticano. Quindi noi non abbiamo mai avuto problemi, cioè noi non abbiamo rapporti con la Conferenza Episcopale Italiana, perché noi abbiamo con la Santa Sede, noi siamo un'organizzazione internazionale, quindi questo rapporto è quello che conta, insomma, alla fine. Però noi con la Chiesa non abbiamo mai avuto problemi, no, non abbiamo mai avuto problemi. Ci chiamano i vescovi, ovunque, siamo stati incoraggiati, quante volte il Papa ci ha incoraggiato quando noi facevamo il convegno mondiale, sia pure dicendo all'Angelus vi incoraggio nella vostra opera di evangelizzazione, quante volte siamo stati incoraggiati. Quindi problemi li abbiamo avuti da persone interne che volevano in un modo o nell'altro appropriarsi della radio per i loro fini, ma non ci sono mai riusciti. Queste cose qui erano mai state dette con chiarezza, le ho dette ieri, perché andavano dette. Anzi, noi alla Chiesa siamo profondamente grati. E noi la Chiesa la amiamo, la serviamo ovunque. E detto questo, vorrei dire che allora ci sono sulla pagina, sia sul mio blog, sia sulla pagina di YouTube, ci sono due video, un video la mia conferenza sulle origini e la missione di Radio Maria, l'altro video è intitolato Asia-Africa, le domande dei direttori, ci sono le domande e le risposte che io ho dato a quelli che me le hanno fatte, così ci sono anche questi due documenti, che trovate sul sito internet, su YouTube, e adesso ci sono anche nel blog. E questo, cari amici, dà a tutti voi che non avete sentito la possibilità di sentire. Adesso andiamo adesso al blog per la conclusione, cari amici, perché è molto interessante. Dunque, per quanto riguarda il blog, è arrivata un'email di Pietro, che già altre volte aveva scritto, il quale riportava un messaggio di Civitavecchia ricevuto dal papà della ragazza che anche papà ha avuto delle apparizioni, nel quale la Madonna
dice che rivolgendosi all'Italia, rivolgendosi appunto al padre, dice: la vostra nazione è in grave pericolo, a Roma le tenebre stanno scendendo sempre più sulla roccia che mio figlio vi ha lasciato. Quindi lo scrivente hanno interpretato queste tenebre in senso quasi minaccioso, negativo, ma questa mattina mi è arrivata, e questa è una cosa molto interessante, una lettera molto interessante di Tiziano Vitorino, che ci ha spiegato che invece queste espressioni non vanno intese in senso negativo, come se ci fosse una, come se ci fosse una minaccia da parte, diciamo un castigo da parte di Dio sull'Italia o su Roma. E tutt'altro, e cita al riguardo una bellissima profezia che io avevo letto, però me l'ero dimenticata, di Maria Valtorta, tratta dai suoi quaderni del 1943, che parla di quello che sarà Roma del futuro. Bellissimo, cari amici, quindi andate a vedere nel blog e ditemi anche voi come interpretate queste parole date a Civitavecchia: la vostra nazione in grave pericolo, a Roma le tenebre stanno scendendo sempre di più sulla roccia che mio figlio Gesù vi ha lasciato. Sembrerebbe una minaccia. In realtà Tiziano Vitorino dice: guardate cosa dice Maria Valtorta al riguardo del futuro di Roma. Allora, chi vuole leggere può andare sul blog, è il blog di padrelivio.it se usate Google. Se invece entrate mediante il mezzo del sito, il nostro sito è radiomaria.it, in alto c'è l'icona del blog, potete entrare, cari amici, così proseguiamo la nostra riflessione in questi tempi nei quali, cari amici, noi ci rendiamo conto che il tempo dei segreti è sempre più vicino. Adesso concludiamo, cari amici, ringraziandovi per l'aiuto che batte Radio Maria, e abbiamo bisogno di voi per andare avanti, come avete sentito ieri, cari amici, se non qui i direttori delle nuove stazioni di Radio Maria in Nigeria, sono tre, però ce ne sono ancora otto da fare, sono vere e proprie sedi, e che ci hanno ringraziato di cuore per quello che si è fatto. E è chiaro che per partire hanno bisogno del nostro aiuto, insomma, poi i bisogni sono tanti, più si allarga il numero dei sostenitori e più possiamo far fronte a questi bisogni di radio e di attrezzature, di ripetitori, di sedi, eccetera, che ci permettono di arrivare a milioni e milioni di persone. Cari amici, si può fare un bene immenso, non perdiamo l'occasione. Con questo concludo, cari amici, fra qualche minuto riprendiamo la nostra catechesi con il nostro bellissimo libro di catechesi, Apostolo di Maria, a fra poco.